Ciao ragazzi e benvenuti in questo Omega Beam. Abbiamo già parlato di Final Fantasy XV, ma non si può farlo in modo completo senza affrontare la marea di contenuti accessori e satelliti che costituiscono il Final Fantasy XV Universe. Già prima dell'uscita del gioco era stato chiarito che erano in lavorazione 4 DLC, il primo Season Pass, di cui 3 avrebbero ampliato la trama principale, facendoci vivere delle avventure dal punto di vista dei compagni di Noctis. Ecco quindi che venivano annunciati Episode Gladiolus, Episodio Prompto ed Episodio Ignis, che avrebbero affiancato l'espansione multiplayer Comrades. In questo video riassumerò nel dettaglio le vicende degli amici di Noctis e vedremo come hanno influenzato il gioco finale. Il 28 marzo del 2017 veniva rilasciato Episode Gladiolus, anticipato il giorno precedente da una patch di Final Fantasy XV che inseriva anche una breve parte giocabile intitolata Prospettiva Gladio. Questa piccola sezione di trama parallela introduceva già il sistema di combattimento peculiare di Episode Gladiolus e ci svelava qualche ulteriore dettaglio di lore riguardo il capitolo 13 del gioco principale. Ne parleremo in un video dedicato. Episode Gladiolus, o più banalmente Episode Gladio, rappresenta il primo importante DLC di Final Fantasy XV, ad un costo simbolico ma non gratuito come era stato precedentemente annunciato. Anticipato da poche immagini enigmatiche, il DLC è stato mostrato con un trailer a ridosso dell'uscita. Già si sapevano dei dettagli, come il fatto che il nostro avversario sarebbe stato una versione dell'onnipresente Gilgamesh e che avremmo viaggiato attraverso la grande spaccatura nella pianura di fronte alle Stallium. La storia di Episode Gladio si sistema parallelamente alla quest in cui Noctis viaggia alla ricerca del Mithril. Dopo un dialogo a capo Kaim, Gladio comunica ai suoi compagni di doversi separare per qualche tempo dal gruppo per una missione non meglio specificata. Il giocatore sapeva dello sviluppo del Season Pass e già poteva immaginare che si trattasse del gancio per collegarsi all'episodio dedicato proprio a Gladio. Il nostro amico ha appuntamento con Corleonis, che gli racconta di una spedizione che insieme ad altri aveva intrapreso 30 anni prima nelle Tempering Grounds, un sistema di caverne nel crepaccio di Telpar, nella regione di Klaine. La missione era andata molto male, erano morti tutti tranne Kor, che comunque era sopravvissuto per miracolo. Il problema era un fantasma, Gilgamesh, lo scudo reale ai comandi diretti di Somnus, il primo re di Lucis. Gladio ha avuto da poco una delusione cocente. Ravus, nella fortezza di Aracheole, ha avuto troppo facilmente ragione di lui e ha minacciato Noctis, di cui Gladio dovrebbe essere la guardia del corpo. Conscio quindi di non essere realmente all'altezza di proteggere il vero re di Lucis, decide di tentare dove Corleonis ha fallito, sfidando l'antico scudo di Somnus nel crepaccio di Telpar. Kor può accompagnarlo all'entrata, ma la prova dovrà essere affrontata in solitaria. Il percorso ovviamente sarà irto di ostacoli e boss terrificanti, tra cui il draghetto Enkidu. Infine Gladio, su uno dei numerosi ponti di pietra che collegano i due lati del crepaccio, duella con Gilgamesh stesso, il cui braccio era stato reciso anni prima dallo stesso Kor. Ciononostante non solo è ancora un formidabile spadaccino, ma può ricreare una versione spettrale del braccio mancante per essere ancora più letale. Gladio, al termine di un favoloso combattimento, riesce a sconfiggere Gilgamesh, meritandosi la sua benedizione e un'impareggiabile ricompensa, la sua spada, la lama Genji. La storia termina con il ritorno di Gladio nel gruppo, con la nuova preziosa arma. Il DLC propone una modalità a punti con cui misurarsi e un particolare duello con Corleonis ad alta difficoltà. Inoltre è da applaudire la favolosa colonna sonora a cura di Tetsuya Shibata, ma che comprende il tema principale composto da Okabe, il maestro dietro le host di Drakengard Nier. I due composer hanno anche collaborato per una versione ad hoc della famosa Battle on the Big Bridge. Parlando di team di sviluppo, va segnalato che per questo DLC il director è Kenichi Shida. Episode Gladiolus in realtà non spostava molto gli equilibri della trama, aggiungendo solo alcuni dettagli non importanti nella comprensione generale. Prima del Day One c'era la speranza che venissero inserite risposte e chiarimenti per risolvere qualche buco di trama, ma purtroppo il DLC non sfiora nessun argomento caldo. Ci sarebbero però dei dialoghi all'interno del codice che poi sono stati tagliati nel prodotto finale. Avremmo delle frasi di Gilgamesh circa il fatto che il fratello del re fondatore si trasformò in un mostro, ma alla fine gli sviluppatori hanno preferito rimandare certe rivelazioni.
Passiamo ad Episode Prompto. Uscito il 27 giugno del 2017, il DLC ha una storia parallela a quella del capitolo 12 di Final Fantasy XV. Dopo essere caduto dal treno in corsa, Prompto cerca di raggiungere Gralea da solo, superando le insidie imperiali. Ad aiutarlo ci sarà anche la Dragoon Aranea, in cerca di informazioni e conferme. Il gameplay stavolta è un po' diverso, e si trasforma in uno sparatutto in terza persona, assecondando la preferenza di Prompto per le pistole e le armi a distanza. Lo scenario è una zona di Gralea coperta dalle nevi e che potremo visitare a piedi o in motoslitta in modo simile ad un open world con alcune location al chiuso, delle basi militari, in cui evolve la storia. Anche in questo caso il director è Shida e per l'occasione ha collaborato con il team il composer Naoshi Mizuta. All'inizio vediamo Prompto cadere al freddo mentre cerca di muoversi tra le distese innevate di Gralea. Quando cade a terra viene catturato dai soldati Magitek imperiali e portato in una vicina base militare. Qui ha una visione più o meno illusoria di Ardyn, che inizia a giocare con la sua psiche già abbastanza provata. Il malvagio insinua che Prompto sia nato proprio qui, in questa struttura, dove avviene la produzione in serie dei cloni che costituiscono l'esercito imperiale. Il ragazzo quindi potrebbe non essere altro che il risultato degli esperimenti che hanno portato alla rivoluzione militare Magitek di Niflheim. Prompto inizialmente non crede alle parole di Ardyn e prosegue la ricerca di un'uscita. Pian piano però trova delle registrazioni e dei documenti che parlano degli esperimenti di Versta Helvetica, il capo del Dipartimento Scientifico Imperiale. La produzione dei soldati passa attraverso la clonazione di umani e la fusione con i geni dei demon. Il risultato finale è un pericoloso guerriero, le cui emozioni e reazioni sono sotto controllo, ma solo per il momento. La terribile conferma arriva quando Prompto trova una sala piena di capsule che contengono corpi dal viso identico al suo, con lo stesso tatuaggio sul polso. Il ragazzo poi trova Versta e impazzito nel suo laboratorio. Ormai è in parte demonizzato e sembra fuori di sé. Ricompare Ardyn che continua a spiegare le origini del giovane. Di fatto ha di fronte il suo stesso padre, visto che tutti i cloni sono prodotto del suo materiale genetico. Prompto è stato portato via dagli Angoni quando era ancora neonato e non era stato ancora sottoposto alla demonizzazione, ma in lui c'è il DNA dell'inquietante Verstael. La piaga, in inglese Star Scourge, è ciò che porta alla trasformazione in demon, e lo scienziato pensava che fosse uno step migliorativo dell'evoluzione umana. Questa fusione sarebbe stata fuori dalla portata di Niflheim se Ardyn stesso non l'avesse insegnata all'impero. Verstael aveva però un progetto ancora più ambizioso per se stesso, fondere la propria anima con un gigantesco blindato Magitek per poterne controllare i movimenti e il potere semidivino. Con qualcosa del genere gli imperiali avevano sconfitto Shiva, la glaciale, anni prima, e da allora la tecnologia ha fatto ancora dei progressi. Prompto è emotivamente crollato e all'avvicinarsi del vecchio corrotto istintivamente spara, abbattendolo. La base è in allarme a causa di un'intrusione e presto ci è chiaro il motivo. Aranea Highwind si è infiltrata nella struttura alla ricerca di informazioni sul progetto di Verstael e ora è inseguita da decine di soldati Magitek. Sulla sua strada incontra Prompto e decide di aiutarlo, dandogli addirittura la chance di allontanarsi nella vallata circostante con una motoslitta, rimanendo indietro per coprirgli la fuga. I due si reincontrano quando le luci del giorno hanno già lasciato spazio al buio. Prompto è preoccupato di non essere all'altezza dell'amicizia di Noctis e non sa più se sia il caso di riunirsi a lui e agli altri. Aranea cerca di fargli capire quale sia la cosa giusta, ovvero raggiungere il principe Gralea per aiutarlo nella sua missione, e quando il ragazzo si dimostra ancora dubbioso, la donna cerca di farlo ragionare con un tono più acceso e convincente, dopodiché se ne va lasciando Prompto avvolto nei pensieri. Il ragazzo il giorno successivo si aggira nella vallata nevosa, ma con la mente viaggia in se stesso, nei suoi ricordi e nelle sue paranoie. Trovando dei soldati Magitek morti, si sente simile a loro ed è confuso su quello che dovrebbe essere il suo ruolo in questa storia, forse dalla parte sbagliata di questa guerra. I ricordi vanno a quando, giovanissimo, nascondeva il tatuaggio per non destare sospetti e intanto si avvicinava a Noctis, ammirando il principe e volendo diventare suo amico. Convinto di non esserne all'altezza, strinse un legame epistolare con Luna Freya e la giovane cercò di dargli sostegno e fiducia in se stesso. Prompto, un tempo un bambino poco atletico, aveva iniziato ad allenarsi e a perdere peso, per poi avere abbastanza autostima per presentarsi a Noctis e diventarne amico. Sotto sotto stava solo negando le sue origini e nascondendole alle persone che aveva intorno. Ora che le verità stanno venendo a galla, non sa più se Noctis lo accetterebbe ancora come amico, come fece tanti anni fa.
In quello che sembra un sogno lucido, Prompto si fa guidare dal cane Prina, misteriosamente apparso tra le nevi, fino ad uno spiazzo dove il ragazzo vede se stesso da bambino. Dopo un non semplice percorso mentale, Prompto capisce che Aranea aveva ragione, dovrà riunirsi al gruppo per aiutare e difendere il suo amico. Questo spingerà successivamente il giovane a confessare le sue origini al principe, sicuro che questo non cambierà il loro rapporto. Aranea incontra nuovamente Prompto e gli chiede aiuto. In una delle basi imperiali nella vallata, Verstael stava lavorando ad un progetto segreto persino all'imperatore stesso, per creare un blindato Magitek di potenza pari a quella dei Siderei. È prioritario sabotare questa mostruosità prima che sia troppo tardi. La coppia torna quindi sui suoi passi, e sprezzanti del pericolo affrontiamo un orrendo boss, Barbarus, una creatura in parte organica e in parte Magitek. Quando lo distruggiamo ci rendiamo conto che purtroppo non è questo il pericoloso frutto del progetto di Verstael. L'anima dello scienziato si è infatti fusa con un'altra creatura da incubo, il vermiforme Immortal. Il mostro è troppo grande e la base collassa al suo risveglio. Prompto e Aranea fuggono con una motoslitta, ma non vogliono rinunciare alla possibilità di fermare l'Immortal. Inizia così un combattimento in corsa sulla neve, mentre il verme metallico ci insegue e Prompto, con un'arma montata sul retro della motoslitta, cerca di abbatterlo prima che ci raggiunga. Ovviamente avremo la meglio, a rispetto delle minacce che ci arrivano dalla voce robotica di Verstael. Una volta raggiunto il loro scopo, Aranea e Prompto si dividono ancora. Per quanto riguarda Prompto, ricomparirà Agralea, e durante i titoli di coda assisteremo ad un toccante dialogo che avrà con Noctis, dopo che i due si saranno riabbracciati. In realtà episodio Prompto si conclude con la partenza del ragazzo per Gralea sulla motoslitta, quindi non sappiamo con certezza come gli imperiali lo abbiano successivamente catturato. Questo, più altri dettagli incoerenti, hanno fatto pensare a molti fan che tutto questo DLC sia in realtà un sogno di Prompto e un percorso dentro se stesso, o addirittura un'illusione di Ard, che avrebbe anche impersonato Aranea. A chiudere tutto c'è un'enigmatica apparizione del cancelliere di Niflheim che canticchia la famosa Victory Fanfare di Final Fantasy, cosa che Prompto ogni tanto fa durante il gioco al termine di un combattimento. Esiste un interessante endgame di questo DLC, che consiste in missioni secondarie, raccolta di documenti e armi, nonché un duro combattimento bonus contro Aranea. Al termine di episodio Prompto c'è un teaser di episodio Ignis, anche se il DLC successivo sarebbe stato Comrades. Noi seguiremo questa ispirazione e salteremo l'espansione multiplayer, ne parleremo in un altro video. Adesso passiamo proprio ad episodio Ignis, che portò una svolta nello sviluppo narrativo di Final Fantasy XV. Il director del DLC è Takefumi Terada e per l'occasione ha partecipato con il team il maestro Yasunori Matsuda, composer storico della serie Chrono Trigger e Xenogears. Uscito il 13 dicembre del 2017, Episode Ignis racconta le vicende del terzo amico di Noctis, alle prese con la crisi di Altissia dopo il duello del principe contro Leviatano. Il gameplay, più simile a quello del gioco principale, si basa sull'alternanza degli effetti elementali che Ignis può assegnare alle sue armi e sulle catene di uccisioni. Lo scenario è la città di Altissia, che può essere visitata in buona parte in una mappa open world di media grandezza. Ma la caratteristica principale di questo DLC è il doppio finale. Conclusa la prima run, si sblocca un Verse 2, con un finale alternativo sia per Episode Ignis che per il gioco principale. Ne parleremo tra poco. Per ora concentriamoci sulla trama, diciamo, canonica. Altissia è nel caos. Dopo la sconfitta di Leviatano, rimane Titano nella baia ad abbattere le aeronavi imperiali. Ci sono soldati Magitek ovunque, e Ignis, trovatosi separato da Gladio e Prompto, cerca di raggiungere l'altare di Luna Freya per portare aiuto a Noctis. In città la legione nemica è comandata da Caligo, affiancato da Ravus, senza contare che lo stesso Harding è in zona e può apparire in qualsiasi momento. Ravus è il fratello di Luna Freya, e dopo aver giocato la trama principale sappiamo che sta facendo una specie di doppio gioco per essere nella posizione adatta per proteggere la sorella. Questo è effettivamente il momento in cui l'impero si dimostra aggressivo anche nei confronti della sciamana, e Ravus decide di intervenire per proteggerla. Questo non fa del generale un alleato di Noctis, tutt'altro. Invidia il principe e il suo potere, memore dei fatti raccontati in Kingslave. Ignis incontra Ravus e l'uomo di tenebre comprende che la situazione richiede un'alleanza strategica. I soldati Magitek sono fuori controllo e almeno per il momento i due devono fare fronte comune. Ignis accetta a denti stretti e la coppia procede collaborando nel tentativo di raggiungere l'altare sulla baia. Quando mancano pochi mesi
metri dall'obiettivo accade qualcosa che sconvolge l'animo di Ignis. Il ragazzo trova Prina, il cane bianco di Luna Freya, ferito mortalmente. L'animale, in realtà un messaggero dei Siderei come Umbra, trasmette nella mente di Ignis le immagini del futuro. In quelle visioni il ragazzo ha un assaggio di ciò che accadrà da lì a poco, la vittoria su Ardyn, ma soprattutto il sacrificio di Noctis. Questa esperienza scuote la coscienza di Ignis e la destabilizza, dopodiché riprende il cammino verso l'altare. La coppia trova Luna e Noctis stesi a terra, lui svenuto, lei purtroppo già senza vita. Ravus ha uno scatto d'ira e incolpa il principe di aver portato la rovina sulla sua innocente sorella e cerca di uccidere Noctis inerme. Ignis ovviamente si oppone e inizia un combattimento furioso e guidato dall'odio, uno scontro che non ha vincitori. I due ad un certo punto stravolti si fermano e Ravus recupera il senno. È comunque sconvolto dalla morte di Luna, ma questo non si trasforma più in odio verso Noctis. Mentre il fantasma di Luna Freya sparisce dalla vista, i due vengono raggiunti da Gladio che si avvicina a Noctis. Ravus lo riconosce, non è altri che Ardyn camuffato, e men che non si dica i soldati Magitek invadono il molo e rendono inoffensivo Ignis. Il cancelliere è intenzionato a uccidere Noctis mentre non può reagire, ma Ravus lo distrae per qualche istante. In quell'intervallo di tempo, dalle mani del principe privo di sensi, cade l'anello di Lucis e arriva vicino a Ignis. Il ragazzo a questo punto vede una via di uscita al limite del sacrificio. Ignis si libera dai soldati, prende l'anello e pur sapendo che potrebbe essere l'ultima cosa che fa, lo indossa, invocando la benedizione dei re di Lucis. Per chi non è della dinastia reale questo significa suicidio, ma la storia ci conferma almeno un'eccezione. Durante il film Kingsglaive, Nyx fece la stessa scelta e gli venne concesso del tempo per sconfiggere il suo nemico, dopodiché sarebbe morto. Ignis seguirà lo stesso destino, affidandosi al giudizio degli antichi re di Lucis. Ardyn non è stupito di come si sono evolute le cose e accetta quasi divertito il duello con Ignis, pregno di nuovi e straripanti poteri. Alla fine riusciamo a sconfiggere il nostro avversario e sveniamo immediatamente dopo, stravolti dall'immane sforzo. Veniamo risvegliati da un Ravus rassegnato, che ci augura di avere fortuna con la nostra missione, anche lui ne avrà bisogno per la propria. Il DLC si conclude con la convalescenza di Ignis e poi con la sua ripresa giorni prima rispetto a quella di Noctis. L'occhio sinistro non guarirà più, ma come il suo amico si sia ferito, il principe non lo saprà mai. Il giocatore ha quindi la conferma che per tutto il corso della seconda parte della storia, Ignis, grazie alle visioni di Prina, sapeva esattamente cosa sarebbe successo e in cosa consisteva il sacrificio di Noctis. Questo è il finale canonico di Episodio Ignis, ma come vi dicevo questo DLC prevede un verse 2, ovvero un what if che inizia circa al termine della storyline. Quando il ragazzo mette mano all'anello lo tiene nascosto ad Ardyn e finge di accettare il suo invito a unirsi alla causa imperiale. In questo modo viene portato sulla Zegnautus, dove apprende molte informazioni sul nemico. Ricordando le visioni di Prina, Ignis sfida Ardyn nella stanza del cristallo per tentare di fermarlo prima che sia troppo tardi. Il combattimento è decisamente più complicato di quello canonico, ma alla fine il ragazzo, dando fondo a tutte le sue forze e a quelle dell'anello, riesce nell'intento di bandire Ardyn dalla nostra dimensione. Almeno per un po'. Il prezzo di questa scelta però è più salato del previsto. Il cristallo pretende la vita di Ignis, ma Noctis e compagni arrivano in tempo. Il principe, per salvare il suo amico, mette l'anello spontaneamente e senza esitare, e poi richiama il potere del cristallo, obbligandolo a risparmiare Ignis. Dopodiché entra volontariamente nella Sacra Pietra, accedendo alla dimensione astrale dove rimarrà per 10 anni. Questo cambiamento di trama porta a delle modifiche della linea narrativa. L'oscurità impiega più tempo a ricoprire il mondo. I nostri amici avvertono tutti gli insediamenti di quel che sta per succedere, in modo che siano pronti alla lunga notte, e soprattutto Noctis sembra essere più forte dopo 10 anni di esilio nel mondo astrale. Sulla scalinata che lo porta alla sala del trono e allo scontro finale con Ardyn, Noctis trova Ravus, vivo, che gli consegna spontaneamente la spada di Regis. Infine torna il giorno sopra il palazzo reale, segno che il malvagio è stato sconfitto. Nell'ultima scena Ignis saluta sorridendo il principe Noctis, ora re di Insomnia, vivo e vegeto sul trono del padre. Questo finale alternativo ha sconvolto gli animi dei fan, che hanno percepito la potenzialità dell'appena annunciato Season Pass 2 di ribaltare completamente le sorti di un titolo fino ad ora deludente. Se la trama poteva essere cambiata o anche solo corretta, potevamo aspettarci finali differenti e magari il tanto richiesto lieto fine. Episodio Ignis ha davvero rappresentato un momento di positivo fermento nella community, ma anche di divisione, con la comparsa di una frangia di utenti che ritenevano che il verso
l'universo Chu fosse canonico e che tutto il gioco non fosse altro che quello che Ignis aveva vissuto attraverso le visioni di Prina. Per quanto incredibilmente suggestiva, questa teoria è poi stata smentita e qualche tempo dopo è arrivato anche l'annullamento del secondo Season Pass, con tutto quello che avrebbe potuto rappresentare. Episode Hardin, unico superstite di quel secondo progetto, non sarà nemmeno vagamente all'altezza del suo predecessore. In un altro Omega Beam parleremo di questo DLC e anche di Comrades, ovvero l'espansione multiplayer appartenente al primo Season Pass, che in questo video abbiamo ignorato. Troverete tutte le informazioni e la storyline in altri video. Non solo, in questa playlist ci saranno i video di ogni singolo elemento che compone l'universo di Final Fantasy XV, in modo da avere una completa visione d'insieme. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e vi abbia aiutato a comprendere meglio le avventure di Noctis. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se vi piace questo genere di video e di lasciarmi un like o un commento per darmi una mano a crescere. Io per ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!